Siamo con Alessandro Parisi, socio fondatore del Lidl Pirata Calcio a 5, a margine dell'evento di presentazione del team Fondano. Una stagione 2020-2021 che con ogni probabilità vedrà il vostro team, Alessandro, tra i protagonisti della categoria. Siete dati non solo dal sottoscritto ma da tutti gli addetti ai lavori tra le principali almeno tre favorite, forse anche due. Quindi parto subito così: cosa ti aspetti da questa stagione? Voglio un tuo parere spassionato. Beh, sicuramente partire da favoriti, motivo di orgoglio, parliamoci chiaro, perché non ci dobbiamo nascondere, non ci siamo mai nascosti, quindi non lo faremo nemmeno quest'anno. Sicuramente ogni stagione è una storia a sé, tu lo sai benissimo, Carmine, stai nel mio stesso mondo, quindi sai che non esistono campionati facili, non esistono partite facili. Quindi anche quest'anno, anche se sulla carta potrebbe essere leggermente più abbordabile di altri anni, ma ci saranno sempre tantissime difficoltà, tantissime incognite, come tutte le stagioni. Noi abbiamo lavorato bene, stiamo lavorando bene e stiamo cercando di dare al mister una formazione, una rosa, diciamo, di tutto rispetto. E speriamo di iniziare bene, visto che negli ultimi anni quello che ci è mancato un po' è stata la partenza. O forse la continuità, perché comunque negli anni scorsi sono mancati i traguardi, mi riferisco ovviamente ai playoff. Tra l'altro l'anno scorso poteva essere raggiungibile, la stagione non si è conclusa, quindi non possiamo dirlo. Due anni fa sono mancati davvero una manciata di punti e quest'anno potete farci la complice non solo gli acquisti ma anche una rinnovata struttura societaria che tutti sanno è sempre la base per una squadra di successo. Abbiamo cercato di migliorarci anche sotto l'aspetto dirigenziale e societario. Ogni anno cerchiamo sempre di puntellare, di venire un attimo incontro alle esigenze della società e della squadra. E quest'anno, prendendo Maurizio Bianchi e Antonio Sepe, abbiamo cercato di migliorarci nelle cose in cui, diciamo, eravamo un po' in deficit. Però, come hai detto tu, la stagione scorsa non siamo arrivati all'obiettivo veramente per pochissimi punti. Anzi, alla fine siamo arrivati terzi a pari punti con Technology, però sappiamo come è andata la cosa. Vabbè, ma noi non ci piangiamo addosso, non guardiamo indietro. E comunque abbiamo cercato di allestire un ottimo roster. E io sono veramente molto ottimista quest'anno, perché comunque la squadra la sto vedendo anche in questi giorni di preparazione, sta lavorando bene. Abbiamo fatto anche delle amichevoli, sono andate abbastanza bene, però aspettiamo un attimo che iniziano le partite, quelle che contano. In chiusura, Alessandro, ricordo una intervista fatta con te circa due anni e qualche mese fa, nella quale parlavi di settore giovanile, di scuola calcio, e sembrava ovviamente in quel momento una chimera. Dopo due anni e qualche mese siamo qui e per voi è diventata una realtà tutto questo, seppur appena partita questa realtà, perché di fatto ancora dovete disputare il vostro primo campionato col settore giovanile e deve partire la vostra scuola calcio, però partirà a breve. Quindi anche su questo vorrei un commento da parte tua. Noi da quando siamo nati come obiettivo abbiamo sempre avuto quella della formazione del settore, e ovviamente ricordo che noi siamo nati nel 2017 e quindi non siamo ancora una società che ha alle spalle una struttura per poter formare ancora tutto il settore, però ecco, quest'anno abbiamo formato e completato l'under 21 da poco, perché fino a poco fa ancora non sapevamo se fare l'under 19 o 21, e questo è, ecco, veramente un motivo d'orgoglio, perché l'abbiamo voluto, l'abbiamo formata, e questo è il primo tassello per iniziare a fare un discorso di settore. Vediamo poi più là se ci sarà tempo e modo per poter fare, anche Covid permettendo, altre categorie di settore. Va benissimo, Alessandro, sempre esauriente ed esaustivo. Ti ringrazio e in bocca al lupo per la nuova stagione. Crepi, grazie e buonasera. Siamo con Tony Catalano, vicepresidente del Lidl Pirata Calcio a 5. Tony, una stagione, quella alle porte, che a detta di tutti dovrebbe finalmente consacrare il vostro sodalizio e portarlo nella massima categoria a livello regionale, che è la Serie C1. Visto che non ti tiri mai indietro, so che posso parlare in modo molto chiaro con te e ti chiedo veramente di essere sincero e di dirci cosa ti aspetti da questa stagione. Innanzitutto buonasera a tutti. Speriamo che quest'anno sia la volta buona, visto che gli ultimi due anni non sono stati
esaustivi. Speriamo che sia l'anno che, come dici te, che ci consacri. E, visto anche le compagini presenti nel nostro girone, sono solamente 11 rispetto a 12 rispetto all'anno scorso. E qualcosa sicuramente è cambiato. Noi in qualche modo abbiamo anche un po', tra virgolette, ritoccato, anzi rafforzato un po' la rosa, proprio per ambire al massimo successo. Ecco, il quinto girone con una conseguente diminuzione, come dicevi giustamente tu, delle squadre partecipanti da 14 a 12 forse vi pone ancora più in alto nella in un'ipotetica griglia di partenza stile Formula 1. Si dice che l'unico ostacolo davvero importante sia il Real Quadrifoglio, squadra di Cisterna che fin dall'anno scorso in Serie D ha allestito un roster davvero importante anche con alcuni stranieri. Credi che sia solo una lotta tra voi due o ti aspetti delle sorprese? Oddio, sulla carta è una delle favorite ovviamente. Diciamo che guardando le altre forse noi potremmo stare un gradino forse più in alto, ma questo l'abbiamo anche l'anno scorso, l'abbiamo detto, ma in fin dei conti ogni anno le squadre cambiano, c'è chi si rafforza e chi ovviamente rimane uguale, e quindi bisogna adesso stare sempre sul chi va là, tra virgolette. Sulla corda. Esatto. Speriamo che riusciamo in qualche modo ad avviare questo campionato nel migliore dei modi e vediamo. L'ultima domanda te la faccio sull'allenatore. C'è stato questo cambio della guardia dovuto ovviamente a motivazioni contingenti, non ad altri problemi tecnici, diciamo così, o tattici. Mister Triolo per motivi lavorativi dovrà lasciare l'Italia, quindi player manager Matteo Di Martino, una scelta sposata, voluta dalla società che non ha voluto stravolgere le cose ma optare per una soluzione interna. Ecco, tu che sei il vicepresidente, vorrei che ci spiegassi questa scelta. Sì, assolutamente, è stata una scelta non tanto studiata, più di tanto, perché Di Martino conosce bene sia i suoi compagni, sia tutti gli schemi, tutto ciò che abbiamo fatto in questi ultimi 3 anni, in questi ultimi 2 anni, da quando c'è anche lui, e comunque il gruppo c'è, è già abbastanza unito, e più o meno Di Martino può diciamo calcare il percorso che ha fatto già Mister Triolo, e speriamo che comunque anche lui dia quel supporto che a noi ci serve proprio per fare questo salto di qualità. Grazie Toni, augurandoci naturalmente che il leader pirata possa essere davvero tra i grandissimi, non grandi, grandissimi protagonisti di questa stagione. Auguro anche a te un in bocca al lupo e buona fortuna per la stagione. Crepi, grazie, buonasera. Siamo con Michele Schiappa, presidente del Lido il Pirata Calcio a 5, figura ovviamente simbolo di questa società che nel giro di 3 anni ha saputo farsi valere in modo importante, prima la conquista della Coppa Provincia Serie D, poi 2 campionati importanti di Serie C2 con i playoff sfuggiti per un soffio, la prima volta per pochi punti, la seconda volta per il Covid. Michele, ti chiedo subito, quest'anno, visto il roster a disposizione, visto la ristrutturazione societaria importante, sarà l'anno buono? Buonasera Carmine, buonasera a tutti. Sarà l'anno buono? Me lo chiedo anch'io. Spero di sì. Ovviamente nel tempo ho imparato a non sbilanciarmi più di tanto, perché i problemi sono sempre dietro l'angolo, diciamo. Stando in questo ambiente da 3-4 anni ho capito che puoi fare roster importanti, però tra infortuni e tante altre varianti che ci sono è impossibile prevedere tutto. Noi abbiamo fatto, credo, una squadra competitiva per fare bene, questo sicuro, però i risultati spero ci daranno ragione e dobbiamo vedere cosa succederà. Senti, chiedevo prima anche ad Alessandro Parisi un parere, no, su quello che era il vostro, tra virgolette, piccolo sogno di 2 anni e mezzo fa circa, più o meno, quando parlate di settore giovanile e di scuola calcio. Passati questi famosi 2 anni e qualche mese, tutto ciò è diventato realtà.
Quindi non posso non chiederti, insomma, di spendere qualche parola su questa cosa, penso sia un traguardo importante per voi, forse più di un titolo. Certo, è un traguardo importante, ci abbiamo lavorato non da quest'anno, già dall'anno scorso, e quest'anno finalmente siamo riusciti a partire con l'Under 21. Prima doveva essere un Under 19, però in base alle classi d'età che avevamo abbiamo optato per la 21. E stavamo partendo anche con i primi calci e tutta la parte della scuola calcio, però al momento stiamo aspettando un attimo, anche perché non si sa bene che cosa accadrà, diciamo, con l'inizio delle scuole, degli asili e tutto il resto. Per quanto riguarda l'Under 21, fra poco cominceremo la preparazione. Abbiamo fatto, nonostante tutto i vari problemi che ci sono stati, una bella squadra, mi ritengo abbastanza soddisfatto. I ragazzi sono di buon numero, insomma, sono ragazzi che già sono bravi, sanno giocare. Molti verranno sicuramente dal calcio a 11 e dovranno imparare tanto. Noi ce la metteremo tutta, come sempre, a dargli le basi e a fare un bel gruppo coeso. Come dicevamo prima con Toni Catalano, questo avvicendamento in panchina della prima squadra è imprevisto, visto che Triolo per motivi lavorativi dovrà abbandonare l'Italia, ma insomma con Di Martino, player manager, si possono dormire sonni tranquilli, visti i suoi trascorsi e gli allenatori che ha avuto su tutti i Rosigna. Guarda, credo che con Di Martino siamo in buone mani. La cosa che mi ha spiazzato è il fatto che Massimiliano va via. Purtroppo non dipende da lui, è stato un duro colpo perché oltre l'amicizia, oltre tutto, stava anche per rientrando in forma per giocare, quindi lo stavamo aspettando tutti. Ci ha preso un po' così, infatti ancora mi sto riprendendo. Spero che comunque si trovi bene lì e torni al più presto a darci una mano. Assolutamente, in bocca al lupo a Massimiliano Triolo, ma in bocca al lupo per la stagione 2020-2021 a Lido il Pirata. Grazie, buonasera. Siamo con Maurizio Bianchi, la nuova entrata societaria più importante del Lido il Pirata Calcio a 5, nel ruolo di direttore generale. Maurizio, tu che hai avuto esperienze importanti anche in società nazionali, come due volte il Latina Calcio a 5, ma anche la Mirafin in Serie A2, quindi un curriculum di assoluto rispetto, prima ancora con la Gymnastic Studio Fondi, sempre nel nazionale. Come mai hai scelto di così sposare questo progetto nel regionale? L'amore per Fondi? Allora, innanzitutto buonasera. Sì, sicuramente la scelta è legata alla mia città, Fondi. Chiaramente ho sempre preferito fare il nazionale e tutti lo sanno, insomma non c'ho nessun problema a dirlo, ma nell'incontrare la società, che poi ci eravamo incontrati per altre cose, quindi non per parlare eventualmente del mio ingresso, parlando ho notato che la società aveva i miei stessi interessi, quindi la crescita di questo sport nella nostra città. Quindi una scelta condivisa non solo da te ma anche dal gruppo di lavoro del Lido il Pirata, che poi ha anche inglobato un tuo grandissimo amico Antonio Sepe, lui stesso prima lo ha dichiarato apertamente di essere un tuo fido scudiero, e una squadra però allestita in modo molto molto importante per vincere subito, possiamo dirlo tranquillamente, Maurizio, e voi e il Real Quadrifoglio sembrate, almeno sulla carta, le due principali candidate alla vittoria del vostro girone, ovviamente sorprese permettendo. Sì, la squadra è ben allestita. Diciamo, nel mio arrivo la squadra era già ben fatta, insomma, il mio operato è quello, diciamo, nella fase organizzativa, quindi cercare di creare una struttura ben fatta e pian piano fare una crescita con la società, con i ragazzi. Chiaramente conosco gran parte dei ragazzi e sono di livello. Poi, come hai detto tu, è il campo che dirà chi è la squadra più forte o meno. Noi ce la metteremo tutta e l'interesse è quello di stare là sopra. Certo, non si può negare, come l'abbiamo detto. In chiusura, una domanda anche a te sul cambio in panchina, naturalmente non voluto da voi ma da circostanze contingenti come il lavoro che costringerà Triolo ad abbandonare l'Italia, però insomma Matteo Di Martino
come dicevamo anche con il presidente Schiappa e il vicepresidente Catalano, insomma, vi fa dormire sonni tranquilli nel ruolo di player manager? Assolutamente, sono d'accordo con quello che hanno detto sia il presidente che il vicepresidente, e chiaramente siamo arrivati a questa scelta di Matteo per il motivo che tutti sanno, insomma, che Massimiliano purtroppo ci lascia per motivi lavorativi, ma questo non cambia nulla, perché Matteo sicuramente, e ho visto già dai primi allenamenti, sa ben guidare la squadra e tutti i ragazzi sono legati a lui, quindi ho visto un buon gruppo, e sinceramente la società poteva anche fare una scelta diversa, nel senso di prendere un allenatore esterno, ma abbiamo preferito, e penso che sia la scelta migliore, proseguire su questa strada, e quindi abbiamo pescato, diciamo, la persona che più ci dava fiducia, e siamo sicuri che lo vedremo anche durante il campionato. Grazie mille Maurizio, anche a te in bocca al lupo. Crepi, grazie. Siamo con Antonio Sepe, una delle new entry nell'asset dirigenziale del Lido Il Pirata Calcio a 5. Non è per Antonio la prima esperienza nel futsal, c'è stata quella molto importante nella Gymnastic Studio Fondi, l'allora compagine del presidente Biasino, impegnata nel campionato nazionale di Serie B, e anche quella in Serie C1 con il Città di Fondi, ora in Serie C2 con il Lido Il Pirata. Antonio, il perché di questa scelta e quale sarà un po', diciamo così, il tuo ruolo in questa, all'interno di questa ciurma? Buonasera a tutti. Niente, diciamo, la passione per questo sport mi è stata trasmessa da, come dicevi tu, dal presidente Biasil, dove ho conosciuto quello che per me è diventato poi un fraterno amico, che è Maurizio Bianchi, e quindi, diciamo, sono diventato un po', possiamo dire, il suo uomo di fiducia, e quindi essendo con lui molto legato e condividendo soprattutto molto anche il suo modo di fare, diciamo che l'ho seguito passo passo in quelle che sono state le sue esperienze dalla gymnastic in poi. Poi, come dicevi tu, dopo la gymnastic c'è stata la breve parenza a Città di Fondi, e poi si è prospettata quest'estate quasi per caso, tra virgolette, forse, questo incontro con questi tre che già considero amici, perché Michele, Alessandro e Toni sono belle persone, e entusiasta del progetto mi sono buttato a capofitto. Niente, le mie mansioni principali, a me piace molto organizzare, dettare i tempi, infatti i ragazzi mi scocciano molto quando tempesto i gruppi con i messaggi, e anche conoscere sempre più questo sport, che per me comunque è relativamente breve, in quanto dopo 15 anni di basket mi ritrovo da 5 anni in questo mondo. Senti, per chiudere, senza entrare troppo nella tattica, però insomma qualche anno di futsal l'hai vissuto, sì. Ti chiedo, questo gruppo con tante personalità e tanti giocatori così forti per questa categoria, per la Serie C2, c'è anche il quinto girone, quindi una diminuzione delle squadre, una maggiore possibilità di emergere, può davvero fare il botto, può davvero imporsi in modo importante? Guarda, io sono molto fiducioso, penso che tutta la società non si nasconde dietro un dito, nel senso che l'ambizione è quella di puntare al vertice. Nelle amichevole che abbiamo fatto ho visto i ragazzi impegnati, poi abbiamo di buono che c'è lo zoccolo duro, che è quasi dall'inizio della formazione di questa società che sta insieme, quindi io penso di sì, sicuramente ci faremo valere. Grazie mille Antonio, in bocca al lupo. Grazie. Siamo con Matteo Di Martino, per il secondo anno giocatore del Lido Il Pirata Calcio a 5, ma novità delle ultimissime ore, potremmo dire player manager, perché ricoprirai anche il ruolo di allenatore, vista l'imprevista partenza che porterà per motivi di lavoro fuori dall'Italia l'ormai ex player manager Massimiliano Triolo. Matteo, hai accettato questa sfida molto importante, il coraggio non ti è mai mancato, e ti chiedo cosa ti aspetti però da questa vecchia barra nuova esperienza per te. Buonasera a tutti, e niente, ci affrontiamo a questa nuova esperienza con molto entusiasmo e fiduciosi della squadra che ha costruito la società. Non ci nascondiamo per gli obiettivi che abbiamo prefissato all'inizio stagione, e lotteremo fino alla fine contro tutte le corazzate che ci sono nel girone. A proposito di questo, mi hai dato un bell'assist proprio come fai sempre in campo, e volevo chiederti appunto un parere sul girone. Tutti parlano del quadrifoglio come principale
accreditate insieme a voi per la vittoria finale del girone, ma tu che questo campionato l'hai vinto due volte e hai partecipato a due campionati di Serie B, di cui uno da capitano, a 13-1, insomma, siete davvero solo voi due oppure tu hai individuato già qualche altra compagine che può dare fastidio a tutti? Sicuramente durante la stagione uscirà qualche sorpresa, perché non sarà una corsa a due. Ho sentito parlare anche bene di zona di Pondina, dove c'è Mister De Angelis, che quando partecipa ai campionati è una garanzia. È una garanzia, come una Honda, e non so se ci sono altre squadre che daranno fastidio. Quindi sarà una lunga battaglia sicuramente. Chiudo con il settore giovanile, che tu hai tra l'altro allenato per due stagioni in modo serio, professionale ed importante. Quest'anno la società avrà un Under 21. Pensi che attingerai molto da quella squadra, tu che sei da sempre stato attento al settore giovanile? Sicuramente una bella novità per la società, è importante per una prima squadra poter pescare dal settore giovanile. Infatti abbiamo già Vittorio Bianchi e Simone Di Martino, che sono dell'Under, ma si stanno già allenando in prima squadra per poterci dare una mano durante la stagione. Ne ero sicuro, quindi in bocca al lupo Matteo, e mi raccomando alla crescita dei giovani, che so ti sta molto a cuore. Grazie. Siamo con Alessandro Gionta, ormai senatore ma capitano storico di questo team del Lido Pirata Calcio a 5 e da quest'anno anche mister dell'Under 21, quindi Alessandro Gionta che diventa Mister Gionta. Cosa ti aspetti da questa stagione sia come portiere della prima squadra ma anche e soprattutto a questo punto come allenatore dell'Under 21? Vabbè, sono due situazioni diverse con obiettivi diversi. Noi abbiamo costruito una squadra per vincere, cioè abbiamo quindi costruito una squadra per puntare alla promozione, che ci si arrivi attraverso un posizionamento oppure attraverso i playoff, è la stessa cosa, comunque l'obiettivo rimane quello. Mentre per quanto riguarda l'Under 21 abbiamo una squadra nuova, l'obiettivo è semplicemente di creare una squadra sulla quale poter lavorare poi l'anno prossimo, creare una base di giovani sul quale poter lavorare e preparare dei ragazzi per la prima squadra. Per quanto riguarda invece questo nuovo ruolo, sempre voglio farti qualche domanda in più, perché insomma per te si tratta di una nuovissima esperienza. Come è nata questa idea e il perché hai accettato questo nuovo ruolo? Cosa ti ha spinto in questa nuova avventura? È nata perché mi ha chiamato la società, mi ha chiesto se mi andava di coprire questa carica, questo ruolo. Io con i ragazzi, è vero, è la mia prima esperienza di mister, ma con i ragazzi ho avuto a che fare proprio con gli Under 21, già con la palla a mano, quindi penso che da un punto di vista umano io posso avere le qualità per creare un gruppo. Per creare una squadra di calcio a 5 vincente ci vuole ben altro, però siccome quel che mi ha chiesto la società non mi ha dato degli obiettivi, e l'unico obiettivo è quello di creare un gruppo di ragazzi sul quale poter lavorare in futuro, penso che è una cosa che ha la portata. Benissimo, e siamo molto contenti per te e non vediamo l'ora di vederti all'opera. In chiusura ti faccio la domanda, tornando alla prima squadra in questo senso, Alessandro, deve essere l'anno della consacrazione, ovviamente c'è un grande avversario che è Real Quadrifoglio, ma ci sono le possibilità per giocarsela con loro fino alla fine e portare a casa questa tanto agognata promozione? Sì, sulla carta pare che sia, diciamo, non pensiamo come se fosse una sfida soltanto tra noi e Real Quadrifoglio, perché poi i punti per strada, le sorprese sono sempre dietro l'angolo. I punti per strada si perdono senza problemi, quindi pensiamo più che altro a vincere una partita alla volta, e giocando con la stessa mentalità ogni partita si può arrivare magari a fine campionato, che siamo lì nelle primissime posizioni, probabilmente tra le prime tre sicuramente. La saggezza del capitano, chiudiamo così e in bocca al lupo Alessandro per entrambi i ruoli. Grazie. Siamo con il bomber Marco Parisella, ormai una vera e propria garanzia per la categoria. Tutti abbiamo perso il quantitativo dei gol che hai segnato in questi anni. Ti chiedo, Marco, cosa ti aspetti da questa stagione che sicuramente ti vedrà ancora una volta tra i protagonisti? Innanzitutto buonasera a tutti, ma speriamo di continuare a segnare anche quest'anno, anche se dopo parecchio tempo che siamo stati fermi sarà difficile ripartire, però ce la metterò tutta per continuare quello che ho fatto in passato. Sempre molto sobrio ed umile, ma la realtà è che sei uno di quelli che vede la porta come pochi in provincia e non solo, però sei anche un ragazzo molto intelligente e ti sarai accorto del roster molto molto forte che la società ha allestito,
degli innesti societari altrettanto importanti? E l'ho fatta già a qualcun altro questa domanda, la faccio a te che, ripeto, sei un ragazzo sveglio che pensa sempre in avanti. Può essere l'anno giusto per voi? Ma innanzitutto la società sta lavorando benissimo da 2 anni, sia a livello dirigenziale che di giocatori, e devo dire che speriamo che sia l'anno buono, ma le partite vengono da sé, quindi non mi sbilancio e vediamo come va il campionato. In chiusura ti chiedo una domanda che non ho ancora, ti faccio una domanda che non ho ancora fatto a nessuno. Se dovessi dire un giocatore che magari o è poco conosciuto o non si conosce per niente, che secondo te può darvi una mano e che magari nessuno si aspetta, in chi lo individueresti? Ma bella domanda. Guarda, spero che Salvatore Coppolella ci può dare una grande mano quest'anno, quindi penso che lui possa essere un'arma in più, anche perché negli ultimi anni penso che sia migliorato moltissimo. Quindi siamo andati sui gregari, sempre troppo sottovalutati. Bravo, bravo, ci piace questa cosa. Complimenti Marco, sempre per il tuo grandissimo equilibrio e per la tua serietà, e in bocca al lupo per questa stagione. Grazie a voi. Siamo con Alessandro Rizzi, uno dei nuovi acquisti, nonché anche giocatore di età di Lega, Under 23, del Little Piata Calcio a 5, con esperienze importanti anche nel Real Terracina, squadra con la quale Alessandro ha ottenuto non più tardi di 2 stagioni fa addirittura la promozione nel campionato di Serie B. E ti chiedo, Alessandro, cosa ti ha spinto ad accettare la corte del Little Pirata, cambiando dunque anche città, categoria e totalmente scenario? Allora, diciamo che sono stato colpito dall'interesse della società per quanto riguarda proprio i giocatori under, in quanto ho visto dell'interesse particolare su un settore mirato di giocatori appunto under, perché sanno quello che devono cercavano e hanno scelto me, in quanto credo che mi hanno già visto per quello che ho dato al Real. Poi ho parlato al presidente, già mi aveva visto in tornei estivi in tempi passati. Insomma, sono rimasto contento perché non me l'aspettavo in primis. Poi ho ricevuto un messaggio dal mio ex mister allenatore, in quanto gli serviva un ragazzo in porta under, e quando sono stato chiamato io sono rimasto molto contento e ho visto subito dell'interesse da parte di loro, in quanto sono venuto addirittura a prendermi dove lavoravo per parlarmi, e subito seri e interessati. Benissimo, e ti chiedo, Alessandro, il tuo sarà un doppio impegno, quindi prima squadra e under 21, oppure soltanto prima squadra non riesci a fare entrambe le cose per motivi di età, giusto? Esattamente, essendo ormai... Se non sbaglio si tratta di un 98. Esatto, essendo 98 non rientro nell'under 21, quindi non posso partecipare ad entrambi i campionati, quindi darò il massimo solamente in prima squadra. Sai che c'è molta concorrenza, Giunta è un totem della società. Come pensi di poterlo scalzare? Piano piano pure le vette più alte si scalano, e quindi bisogna dare sempre il massimo. Sono sempre stato il più piccolo dove sono andato, quindi non... è solamente un nuovo scalino da superare. Sulla strada di un percorso di crescita importante. Grazie mille, Alessandro. Grazie a voi.